Ciao carissimi, ben ritrovati ad una nuova puntata di Dillo in Tour. Oggi l'abbigliamento è decisamente invernale per cominciare questa puntata. Ebbene sì, perché siamo in Val d'Igny, in Val d'Aosta, e stiamo per compiere un'escursione davvero molto bella a stretto contatto con la natura. Oggi raggiungeremo, grazie alle nostre ciaspole, il lago d'Arpi e sarà un'occasione per scoprire questo fantastico territorio che ci circonda. Noi siamo pronti a cominciare. E voi? Venite che vi presento i protagonisti di questa puntata. Ed eccoli qua i nostri eroi che hanno raggiunto la Val d'Aosta in questo scenario meraviglioso per un'escursione fantastica. Adesso vi faccio raccontare tutto da Pier Greppi, nostro caro amico. Chi ci segue avrà già visto quante belle escursioni ci porta a fare insieme appunto agli amici della Via del Mare. Ciao Pier, intanto. Esatto. Ciao, grazie di essere qui ancora una volta con noi. Questa volta non in Appennino ma sulle Alpi. Finalmente siamo venuti in Val d'Aosta. Oggi raggiungiamo uno dei laghi più belli, tra l'altro, della Val d'Aosta, il lago d'Arpi. È un lago facilmente raggiungibile. Oggi lo facciamo ovviamente in versione invernale, quindi con la neve, con le ciaspole eccetera, che, bello. Che è molto molto suggestivo, perché è tutto un altro mondo. E poi quando saremo su al lago ci avremo la fantastica visione della catena del Monte Bianco. Fantastico. Siamo praticamente quasi al confine con la Francia, ovviamente, proprio a pochi chilometri sia in questa direzione che in questa direzione dove c'è il Monte Bianco, mentre alle nostre spalle della telecamera c'è invece la Svizzera, che è un leggermente più in là, ma comunque siamo circondati. Qui siamo nell'Alta Savoia, quindi in quel comprensorio, diciamo, francofono, che comprende anche la Val d'Aosta, dove si parla tra l'altro il patois, quella lingua che accomuna tutte queste vallate francesi, svizzere e italiana per la Val d'Aosta, e quindi siamo nel regno dei ghiacciai, nel regno delle alte vette, insomma. Avete capito dove vi abbiamo portato oggi? In Alta Savoia, quindi signori facciamo anche un po' i grandeur che ce lo meritiamo, ok? Naturalmente sarà un'occasione fantastica per raccontarvi tanta natura, tanto territorio, ma soprattutto divertirsi. Quindi si comincia e come sempre, se hai qualcosa da dire? Dillo! Andiamo! Questo è un territorio ricco di storia e di natura. I comuni di La Tuile e di Morget hanno voluto valorizzare i territori di confine, creando una vera e propria rete di percorsi escursionistici a tema storico, architettonico e paesaggistico. Gli itinerari da queste parti si snodano in gran parte lungo gli antichi tracciati militari del sistema fortificato di frontiera dello Stato di Savoia, realizzato nei secoli XVII e XVIII per fronteggiare l'invasione francese. Nel tragitto si susseguono panorami mozzafiato, dalle Alpi, dal Monte Bianco, alle Grand Jurass e nei giorni più limpidi fino al Cervino. La zona di Arpi ebbe un ruolo importante nell'assetto del polo industriale Morget-La Tuile. A partire dal 1920 si sviluppò anche sulle pendici del Col Croce l'attività mineraria, già fiorente nel sottostante bacino di La Tuile. Una galleria, il cui imbocco è ancora visibile in fondo al sentiero, collegava La Tuile con Arpi. La linea ferroviaria proseguiva, a cielo aperto, sul tracciato ove ora insiste il sentiero fino alla teleferica che trasportava il carbone a Morget. Qui, come altrove, la miniera ha assicurato lavoro, ma ha richiesto un pesante tributo di fatiche, sacrifici e purtroppo anche morte. Le essenze, le piante principali, le specie principali di alberi sono rappresentate da abeti rossi, questo qua che viene davanti con le pigne che cadono in giù, il larice, che è questa, quell'altra pianta lì, spoglia, praticamente è l'unica conifera che perde gli aghi durante l'autunno, e difatti in autunno, qui se veniamo da metà ottobre agli inizi di novembre,
cioè, ci sono dei colori fantastici, perché ci sono sia le betulle, quelle piante là con la corteccia bianca, sia i larici sono di un colore aranciato, rosso, aranciato fantastico. Ci sono anche gli abeti bianchi, che a differenza dell'abete rosso, mentre l'abete rosso ha la pigna che viene giù e qua si vede molto bene, l'abete bianco lo riconoscete prima di tutto per la pigna, che vedete che sale invece che scendere, e poi gli aghetti dei rami, che ci sono sui rami, quelli dell'abete bianco hanno due righine bianche appunto sotto la pagina inferiore del lago, mentre l'abete rosso ovviamente no. E siamo praticamente nella stessa condizione vegetale della tundra artica, è la stessa cosa. Vedi, avere con noi un laureato in scienze naturali, a questo servi. Andiamo, Fier. Cominciano ad esserci anche già le prime tracce degli ungulati, ma Pier ci saprà dare informazioni maggiori. Qui a che quota siamo più o meno? Siamo partiti da 1700, adesso qua saremo 1800 e arriviamo ai 2000 e rotti poco più del lago, dove appunto c'è questa piana occupata da dal lago principale, che è il lago d'Arpicolo, più grande, e comunque è un piccolo lago, non è che... E poi ci sono dei laghetti minori laterali, è molto carina come zona, c'è tutto... dei prati ai bello, lati, deve essere veramente molto bello. Tra l'altro siamo dovuti salire quasi fino a 1800 per trovare la prima neve. Quest'anno è un po' un anno così, Almeno quest'anno, diciamo, fino adesso, poi sì, è appena cominciato, poi potrà cominciare abitudine, cioè teoricamente per qui sì, qui ormai dovrebbe esserci molta più neve, dovrebbe essercene almeno un metro, invece ce ne saranno sì e no 15-20 centimetri. Certo. Poi vabbè, man mano che si sale ovviamente la neve aumenta. E lì però, appunto, abbiamo le ciaspole che poi raccontiamo, strumento magico. Perché fino adesso comunque sì, effettivamente è una stagione al momento un po' scarsa di neve. Alcuni di noi passano alla ciaspola, strumento indispensabile per la salita, tipo tu che ti chiami? Matteo. Ecco, hai scelto la ciaspola perché è opportuna. Esatto, per far meno fatica e per fare, siamo in montagna giustamente, per sfruttare la ciaspola. Esatto, che l'abbiamo presa, ci usiamo. Truppa, come va? Bene. Bene. Vengono da tutte le parti del mondo, oggi, una cosa incredibile. A parte che con le ciaspole è tutta un'altra cosa, specie per chi come me non è questo gran camminatore, sono molto della domenica. Tra l'altro sta iniziando a comparire anche il Monte Bianco. Sì. Alle nostre spalle emerge la mole gigantesca del Monte Bianco, che io, vista da, diciamo, da sotto qua, quando siamo vicini alla montagna, non dà l'impressione della grandezza effettiva che ha. Per apprezzare proprio la maestosità di questa catena montuosa e soprattutto della cima del Monte Bianco, bisogna essere su un aereo. Quando si va verso la Francia, eccetera, da quella parte di là, che si passa sopra le Alpi, tu lo vedi, c'è tutta la catena alpina, no? Quando c'è una bella giornata, e la montagna che emerge più di tutti, che è la più grande, la più grossa, è il Monte Bianco. Tu lo vedi là, è proprio, si distingue da tutto il resto. È fantastico. E a proposito di grotte e miniere, ecco a voi la miniera di Arpì.
riconoscibile da un arco in pietra. Nelle immediate vicinanze, tra l'altro in posizione leggermente sopraelevata, come vedete troviamo un edificio allungato, il primo a essere edificato, inizialmente utilizzato come alloggio dei minatori e successivamente adibito a locale magazzino. Al di là del ponte, costruito per consentire il passaggio dei treni, di fronte all'entrata della miniera, si trova l'infermeria, oggi completamente diroccata, dove un tempo viveva l'infermiere con la sua famiglia. Continuando sul lato orografico destro del vallone, a poche decine di metri di distanza dall'infermeria si può osservare un edificio in mattoni, un tempo utilizzato come deposito delle locomotive. Le coperture degli edifici in muratura, le lose, erano realizzate, allora come oggi, attingendo a cave di pietra situate nelle vicinanze. Oh! La miniera c'è, i minatori no però. A furia di andare per monte ho imparato anche a riconoscere il segno del passaggio degli animali. Questa piccola chiazzettina gialla naturalmente è pipì, quindi urina. Ed è molto importante perché significa che questa è una traccia percorsa dagli animali e di conseguenza questo è un messaggio. Sarebbe veramente bello trovare qualche animale che ci gironzola intorno. Però sapete, sono schivi. Insomma, se della flora abbiamo ampiamente parlato, adesso sarà anche il caso di far due parole sulla fauna e scoprire quali specie popolano questo luogo. Pier, qualche traccia l'abbiamo già trovata, qualche orma e anche qualche macchia di urina per terra, sintomo del passaggio, vedi che imparo alla lunga. Ormai. Però tu c'hai l'occhio più lungo, cosa hai visto? Niente, qua ci sono delle tracce di lepre variabile. Allora, a proposito, diciamo che sulle Alpi, dopo la fine dell'ultima glaciazione, quindi stiamo parlando di una decina di migliaia di anni fa, alcune specie che erano adattate ai climi molto più rigidi, come la lepre variabile nel senso che cambia il colore del pelo d'inverno rispetto a quello dell'estate, cioè diventa bianca d'inverno per mimetizzarsi nella neve. La stessa cosa succede per l'ermellino e la stessa cosa succede per la pernice bianca. Queste tre specie vengono considerate relitti dell'ultima era glaciale, cioè si sono praticamente, aumentando le temperature, hanno dovuto salire di quota anche loro per mantenersi in un ambiente simile a quello che occupavano prima a quote più basse, però con temperature inferiori. Ovviamente ci sono le altre specie, diciamo, animali che popolano questi boschi e queste valli, che sono gli ungulati famosi, diciamo, come lo stambecco, che è qua vicino nel Parco del Gran Paradiso, è stato salvato un centinaio di anni fa proprio dall'estinzione sulle Alpi, grazie alla prima riserva di caccia, quella del re di Savoia, che aveva istituito questa riserva di caccia, che poi si è trasformata nel primo parco nazionale italiano, che è il Parco del Gran Paradiso. E lì abbiamo avuto la fortuna di poter salvare appunto questi splendidi ungulati dalle corna molto vistose, molto grandi. Gli altri ungulati ovviamente che vivono in Val d'Aosta, ma anche nel resto delle Alpi, sono appunto il camoscio, che ha delle cornina, la tipica corna invece più piccola, molto piccola, a forma di uncino,
e hanno una capacità di arrampicarsi sulle rocce anche quasi praticamente verticali, in alcuni casi è pazzesco vederli arrampicarsi e salire e scendere da queste, perché hanno gli zoccoli adattati in modo tale che si aprono un po' come se fosse una specie di ventosa sulla roccia e fanno una presa molto forte e quindi hanno questa capacità di mantenersi sulla roccia. Poi c'è ovviamente il capriolo, c'è il cervo, c'è il daino, tutte altre specie di ungulati che popolano questi boschi e il cinghiale. Anche il cinghiale, giustamente. Il cinghiale. Il lago d'Arpi è l'unica stazione, si chiama così in termine scientifico, naturalistico, dove si può ancora trovare il tritone alpestre. È l'unica proprio in tutta la Val d'Aosta, è una delle poche in Italia, tra parentesi, e quindi però ovviamente adesso il tritone è in letargo, sotto il ghiaccio e sotto la neve. Appena si scongelerà il lago, quasi praticamente subito, quindi diciamo tra la fine di aprile e maggio, quando ci sono ancora gli iceberg, i pezzi di ghiaccio che galleggiano sul lago, già i tritoni subito escono dal letargo e cominciano a deporre le uova, che poi si schiuderanno molto velocemente perché hanno un ciclo vitale molto breve, arrivando poi presto di nuovo l'inverno. Questo è un invito alla prossima primavera. Esatto. Dai, continuiamo. Per ora ci salutiamo, ma il nostro viaggio è ancora lungo, dobbiamo raggiungere un lago veramente bellissimo, quindi mi raccomando, rimanete lì con noi, ci vediamo tra poco, pubblicità. Carissimi, ben ritrovati, la nostra escursione in Val d'Igny, Val d'Aosta, continua. Siamo venuti qui per scoprire questo fantastico ambiente fatto di natura, fauna, flora e monti meravigliosi. Insieme a noi ci sono gli amici della Via del Mare con Pier Greppi, la nostra guida naturalistica di oggi, che ci sta raccontando questo territorio. Il nostro viaggio continua, dobbiamo raggiungere il lago d'Arpi e ci attende ancora un po' di strada. Venite con noi? Dai! What you're really there for, summer else fears. Now I speak into the answer phone, like every fallen leaf on the breeze. Consiglio montagnino, abbiamo già fatto quasi 3 km, ne manca uno all'arrivo. Importantissimo in montagna tenersi idratati, quindi tanta acqua e fatica. Come va Cari da dietro? Bene. Bene, sono contento. Quella punta là, quella punta che sembra un dente effettivamente, no? Se ha la forma molto del dente, infatti ha le due puntine proprio come un dente, come quasi un molare, una roba del genere, si chiama appunto Dente del Gigante. È una guglia granitica alta 4012 metri e ci sono bellissime vie di salita su roccia, sul granito del Monte Bianco, che è un granito particolare, è diverso dagli altri graniti che si trovano sulle Alpi. Questo è il protogino, si chiama, è un granito rosso.
se voi vedete quella cresta lì tra il Dente del Gigante, poi scendete, c'è tutta quella cresta, ci sono alcune punte, cioè il Dente del Gigante, poi c'è una prima punta, sono le Gate Grease, poi c'è la seconda punta, dopo ancora una parte piana di cresta, lì c'è, arriva la funivia che parte da Courmayeur e sale su a 3500 metri al Rifugio Torino e Punta El Bronner, dove stanno costruendo tra l'altro la nuova funivia, quella moderna, ultramoderna, eccetera. Sarà una roba pazzesca. Lassù ho visto dei filmati, ci sarà un balcone tutto in vetro, proprio sul vuoto. Tu stai là, cammini, eccetera, sei sotto il vuoto di centinaia di se non qualche migliaio di metri di sprofondamento giù. E poi dietro di là la cresta c'è tutto il ghiacciaio, di là lì è la cresta di confine con la Francia, di là c'è tutto il bacino della Mer de Glace, cioè il mare di ghiaccio in francese, che è il più grande ghiacciaio di tutta questa area. Ed è enorme, scende giù poi nella valle dell'Arve dove c'è Chamonix, è fantastico, lì è una cosa. E ci sono le caravelline, le caravelle vuol dire queste cabine della funivia che trasportano dall'altra parte, quindi in Francia, che ti portano poi giù fino a Chamonix e ti fanno tutta la traversata del ghiacciaio dall'alto, ogni tanto si fermano, tu guardi tutti gli alpinisti che camminano sul ghiacciaio, eccetera, tutte le cime attorno che sono una roba pazzesca. La prima salita del Monte Bianco, quindi che rappresenta la nascita dell'alpinismo, e tra l'altro era sconosciuto a tal punto che era anche un po' come se c'era un timore reverenziale nei confronti di queste montagne da parte delle popolazioni che abitavano nel fondovalle, quindi sia di Chamonix sia di Courmayeur, eccetera. Il Monte Bianco, tanto per dire, veniva chiamato Mont Malais, che in francese significa Monte Maledetto, proprio perché si consideravano queste montagne il rifugio, la casa degli spiriti maligni, eccetera, eccetera. Quindi erano viste. D'altronde da sempre la montagna è associata alla divinità. Alla divinità, ma in benevola quel caso o malevola. Esatto, ecco. In quel caso la divinità era malevola, perché ovviamente il pericolo, le difficoltà, eccetera, quindi. Vi presento anche qualche amico tra Ciaspolaro della Domenica, invece professionisti. Tu sei? Mattia. Da dove vieni? Da Piacenza. Da Piacenza, sei più Ciaspolaro. Lui è bravo, c'è anche la macchina fotografica, così che si fa. Poi abbiamo la campionessa. Ti chiami? Cinzia. Perché sei la campionessa? Perché nel corso del 2014 ho effettuato 18 escursioni su 30. Capito. Sono stata allenatissima, la vedete? Eccole qui. Poi chi abbiamo? Clara. Da? Lungavilla. Bene, poi? Francesca, Villanova d'Ardenghi. Vanessa, Voghera. Poi anche qualche uomo, lei si chiama? Maurizio, da Cramana. Qua dietro c'è? Michele da Merate. Bellissimo, e là in fondo abbiamo anche la nostra amica? Perfetto. Tutto questo per conoscerti, ma anche per fare una pausa, perché Pier, la salita è lunga, eh? È un po' lunga, però lunga, già per dire, diciamo, siamo quasi addirittura, ne abbiamo fatto un due terzi, dai, siamo quasi arrivati, un chilometrino che ci siamo. Comunque ne vale assolutamente la pena, questo è quanto. E poi nel nostro gruppo abbiamo anche Marilisa. Da dove? Voghera. Poi? Raffaella. Da? Voghera. Voghera. Poi? Cristina. Da? Da Stradella. Poi? Marco Voghera. Barbara Voghera. Andrea Voghera. E infine Chiude Matteo da Dorno. Eccoli qua. Boh, siamo tutti. Questo è il nostro nutrito gruppo di eroi. O forse un gruppo di eroi ben nutrito. Chi lo sa? Andiamo. While you preach like every broken way on the shore, this is as far as I could reach. If you go your way and I go mine, are we so? Are we so helpless against the tide? Vedete l'acqua che scorre? Da questo canale è tutta acqua che proviene dal lago d'Arpi, ovvero il nostro punto d'arrivo. Guardate, adesso saliremo su questa cresta, costeggeremo la montagna
svalicheremo e al di là di quella vetta troveremo il nostro punto d'arrivo e anche un po' di riposo. Coloro che pensano che ciaspolare non è adrenalinico, beh, bisogna raggiungere certi punti belli in alto per capire veramente la montagna e quanto sia faticosa, difficile ma anche ricca di soddisfazioni l'escursione. Guardate i nostri amici, uno dietro l'altro, raggiungeranno la vetta. Pure noi, speriamo. Ed ecco che a quota 2066 metri, tra i festeggiamenti dei ciasfolatori, si arriva finalmente al lago d'Arpi. Benvenuti. Ed ecco il lago d'Arpi, dove all'interno, nel periodo del disgelo, si può riconoscere il tritone alpino, come ci raccontava Pier prima. Pensate che i tritoni sono arrivati in questi luoghi dopo l'ultima glaciazione. Parliamo di circa 10.000 anni fa. Generazione dopo generazione, i tritoni alpini hanno continuato ad abitarvi in quanto luogo adatto alle loro esigenze. Tutto ha inizio da un piccolo uovo bianco deposto sulla soglia sommersa di una pianta acquatica. Da questo uovo si sviluppa poi una larva con quattro zampette e ciuffi branchiali ai lati della testa. Già a questo stadio i tritoni sono carnivori e si nutrono di qualsiasi animaletto che riescono a trovare nell'elemento liquido. Dopo mesi o anche un anno, le larve si trasformano in animali terrestri, dotati di polmoni, che abbandonano temporaneamente l'acqua. Si rifugiano quindi sotto vecchi tronchi e torneranno da adulti per il corteggiamento e la riproduzione, proprio nel lago dove erano nati. Nell'antichità classica era diffusa la credenza che i vari luoghi, fossero essi una foresta, una montagna, un lago, avessero un legame magico con un particolare nume. Una propria divinità tutelare, un dio minore e locale, che risiedeva negli stessi. Questa entità, la cui presenza garantiva specificità e spiritualità ad un particolare ambito e che cercava di mantenere in esso un equilibrio dinamico tra elementi naturali e umani, era conosciuta con il nome di Genius Loci. Per questi motivi si è ritenuto che per il lago d'Arpi il tritone alpino potesse essere considerato un'espressione attuale del Genius Loci. È infatti una presenza caratteristica e preziosa di questo sistema di zone umide, altrove quasi dappertutto tutto assente in Val d'Aosta. La sua scomparsa, dovesse malauguratamente avvenire, impoverirebbe irrimediabilmente questi luoghi e li priverebbe in pratica della loro specificità. Si perderebbe la magia. Truppa, facciamoci un applauso che siamo arrivati! Eccoli qua, Pier, finalmente il nostro lago d'Arpi, meraviglioso, adesso naturalmente tutto ghiacciato, come ci hai giustamente detto. Insomma, in questa conca veramente sembra di stare in un altro mondo. Sì, qua siamo in una bellissima conca panoramica, che è uno dei pochi laghi che ha sto panorama qua, soprattutto sulla catena del Monte Bianco.
Adesso è molto bello perché ci possiamo anche camminare sopra poi. Tanto l'acqua è bassa, per cui il ghiaccio, diciamo, quasi tocca il fondo, per cui non c'è problema. Guardando bene questa conca, si capisce come questa sia la tipica conca chiamata circo glaciale, cioè dove si formava il ghiacciaio un tempo. Questa è quella più sopra, dove c'è l'altro lago, il lago di Pietrarossa. Erano le due conche glaciali, i due circhi glaciali, e che poi da qui partivano i ghiacciai e scendevano giù a valle. Fantastico. E quindi questi sono i laghetti di origine glaciale. Meraviglioso. Guarda, arrivati a questo punto non resta che fare un po' di silenzio, godersi il panorama, la conquista, il sole e un buon panino. Un buon paninato. Perché per noi è quasi ora di pranzo, quindi voi date un'occhiata in giro intanto. Ragazzi, oggi ce lo siamo davvero meritati, ma guardate in che posto siamo, questo lago d'Arpi. È incredibile, Pier. Grazie mille per l'emozione che ci ha regalato a noi e a tutti coloro che ci seguono. Grazie a voi, grazie a tutti loro anche per il bel gruppo. Già, perché poi la cosa più importante è trovare anche un bel gruppo con cui divertirsi. Infatti, poi guardate che belle facce, che bei sorrisi. Sorridenti, ecco, esatto. Che si sono tolti i chili di troppo dalle feste. Insomma, ragazzi, veramente grazie mille. Questa è stata veramente una bellissima escursione che naturalmente noi vi consigliamo di vivere in prima persona. E per farlo, naturalmente, Pier, ti chiedo un contatto in modo e maniera che chi vuole possa trovarti. Ci trovate tutti al www.viadelmare.pv.it e lì trovate tutto il programma di tutti escursionistico dei vari mesi che man mano inseriremo. E abbiamo tantissime escursioni sia sugli Appennini sia sulle Alpi, per cui c'è l'imbarazzo della scelta. Fantastico. Noi ragazzi dalla Val d'Aosta vi salutiamo, ma rimanete lì perché la nostra puntata continua. Giusto un attimo di pubblicità. E come sempre, se hai qualcosa da dire? Dillo! Ciao!